diretta alla caserma NATO Ugo Mara con Gianni Alemanno, che è arrivato da Roma per manifestare e per dire no alla NATO qui a Solbiatelona. Perché? Non possiamo permettere qui a Solbiatelona ci sia il nuovo quartier generale della forza di proiezione rapida della NATO. Questo espone il nostro paese ancora di più in caso di un conflitto nucleare. Rende l'Italia ancora più un obiettivo. Già abbiamo 140 basi NATO in Italia e siamo il paese europeo che ha più basi in assoluto. Ma questa è una base storica? Questa è una base storica, ma diventa strategica con il nuovo quartier generale che viene messo per la forza di intervento rapida. Cosa pensa della politica di Giorgia Meloni nei confronti della guerra in Ucraina? È troppo allineata, è troppo subalterna agli Stati Uniti. Non abbiamo mai avuto un governo così atlantista, neanche ai tempi della Prima Repubblica. È veramente incredibile che un governo che doveva essere sovranista sia diventato un governo totalmente suddito di quello che fa non l'America, ma l'amministrazione Biden. Tra l'altro, permettetemi di dare solidarietà a Donald Trump per l'attentato che è stato fatto. Se Donald Trump fosse ora presidente non ci sarebbero questi problemi, la guerra sarebbe già terminata in Ucraina, perché Donald Trump ha una visione diversa, ha una visione di stampo sovranista e quindi anche dagli Stati Uniti può venire questo esempio. Quello che noi rifiutiamo è l'amministrazione Biden e quello che c'è dietro, i poteri finanziari, le grandi industrie di costruzione degli armamenti che impongono questi atteggiamenti. E sulla Russia, qua in Lombardia ci sono stati tanti rapporti commerciali con la Russia, gli imprenditori proprio lombardi, anche Varesotti, hanno avuto dei pesanti contraccolpi. Ha a che fare anche questa presa di posizione oppure come la pensa? Il popolo russo è sempre stato uno dei pochi popoli che ha amato l'Italia. Se c'è un popolo che ama l'Italia è quello russo. E noi con questi atteggiamenti stiamo creando un solco profondo fra il popolo italiano e il popolo russo e questo non lo possiamo accettare. Noi vogliamo che il popolo russo torni a essere un amico dell'Europa e dell'Italia. Il conflitto in Ucraina si può risolvere con un cessate il fuoco, si può trovare un tavolo di trattative, bisogna liberarsi dalle influenze esterne. L'Europa ha due polmoni, come diceva Giovanni Paolo II, il polmone orientale rappresentato dalla Russia e il polmone occidentale rappresentato dai nostri paesi. Dobbiamo riunire questi due polmoni.